dall'indagine che IBM ha realizzato, quali sono le priorità dei marketing manager delle banche e in che cosa si sentono più impreparati? L'indagine che abbiamo realizzato chiedeva due cose al marketing manager: l'importanza di alcune tematiche che gli abbiamo sottoposto e il grado di impreparazione che percepiscono della propria organizzazione rispetto a queste tematiche. Quello che viene fuori è un quadro focalizzato sulla tecnologia. Tutte le tematiche che sono in testa alla classifica combinata di maggiore importanza e maggiore impreparazione sono relative alla tecnologia. Cito nell'ordine il tema dei dati, del big data, il tema del social, quindi di capire quello che dicono di noi sui social media e comunque sul web i clienti. Terzo tema, quello della multicanalità, cioè la capacità di offrire ai clienti un'esperienza consistente e soddisfacente su tutti quanti i canali che oggi sono disponibili. Quindi sembrerebbe che proprio dalla tecnologia bisogna partire per riorientare le proprie strategie. In realtà no, la tecnologia è il punto d'arrivo ed è il driver che ha determinato i cambiamenti. Per riorientare le proprie strategie bisogna partire invece dai clienti, quindi dalla segmentazione della clientela. Noi abbiamo fatto delle esperienze di successo su questo e il successo è determinato dal fatto che siamo partiti dalla segmentazione dei clienti secondo i propri bisogni, quindi uscendo dal tradizionale schema della segmentazione fatta secondo le masse, quindi secondo la redditività, arrivando a uno schema invece dove il cliente viene visto come persona. E a questo punto vengono identificati i diversi cicli della vita nei quali si trova e vengono definite quali sono i bisogni che possono essere collegati a questo momento del suo ciclo di vita e conseguentemente l'esperienza che si aspetta di fare attraverso i diversi canali con cui accede la banca, data la sua propensione alla tecnologia, data la redditività che porta la banca, perché non bisogna dimenticare che è vero che bisogna andare incontro ai suoi bisogni, ma bisogna comunque progettare un modello di servizio profittevole per noi, che tenga conto di quello che il cliente riesce a darci, e collegata a, ripeto, il livello di esperienza che si aspetta dal servizio bancario. Dopo la parte della segmentazione si passa sui processi prima di arrivare alla tecnologia. Quindi progettare un nuovo modello operativo vuol dire cambiare il modo in cui i nostri dipendenti lavorano, sia a livello di processi, sia a livello di organizzazione, di meccanismi incentivanti, di orari di lavoro, cioè da cambiare il modo in cui la banca lavora per venire incontro al cliente. Terzo punto, e lì arriviamo alla tecnologia, c'è da agire in profondità sui sistemi informativi, perché oggi i sistemi informativi non sono adeguati a vedere i clienti attraverso differenti angolature. Il sistema informativo bancario è nato per accumulazione di diversi silos, prima di prodotto, poi di canale. Oggi questi silos vanno aperti o comunque resi intercomunicanti, perché i clienti si aspettano di interagire con noi efficacemente attraverso tutti i canali senza accorgersi di essere dentro un silos, e noi ci aspettiamo di interagire con lui in maniera efficace attraverso i canali perché vogliamo estrarre il massimo del valore. Per cui c'è sicuramente poi un approdo sulla tecnologia, il progetto è complesso, è un piano di trasformazione che richiede dai 2 a 3 anni, però è la parte terminale di un programma che parte dalla visione della clientela, della segmentazione, passa per il modello operativo, processi, organizzazione, sistemi incentivanti e così via, e arriva in fondo alla tecnologia.